Allora, io direi che possiamo iniziare. Io ho dimenticato la penna, no? Se volete prendere posto. Allora, grazie a tutti. Sono Barbara Berruti, dirigo l'Istituto Piemontese per la storia della resistenza e della società contemporanea. Prenderò pochissimo tempo perché abbiamo qui tre relatori di altissima levatura per questo lavoro di Carlo Greppi, che però siamo davvero molto molto contenti e anche un po' emozionati di presentare qui. Questo è il 12° libro di Carlo ed è sempre con un certo onore che noi ricordiamo che il primo nacque proprio all'interno del nostro istituto, perché Carlo vinse la borsa di studio dedicata a Federico Cereia spesso durante, diciamo, quando abbiamo presentato dei suoi libri. Mi ha fatto piacere ricordarlo, un po' perché mi fa sempre piacere ricordare Federico Cereia, che è stato uno storico che è morto purtroppo prematuramente, che aveva avuto però grandissima attenzione alla storia della deportazione e faceva parte, diciamo, di quel giro di giovani storici di cui faceva parte anche Alberto Cavagliotti, intorno a Bruno Rosario, che prima di molti altri si erano occupati del tema della deportazione. E poi, diciamo, citarlo in questo contesto mi sembra anche di un certo rilievo, perché è a Federico Cereia e ad Anna Bravo che si deve quella intervista a Primo Levi registrata negli anni '80, dove non si parla di Lorenzo Sonnino, ma che comunque il nostro istituto custodisce all'interno di questo archivio della deportazione piemontese, che fu costruito tra il 1982 e il 1985 dall'AMED. Carlo, diciamo, ritorna dopo 12 anni al tema della deportazione, perché in questi 12 anni ha affrontato biografie, ha affrontato argomenti di diverso genere, ma alla deportazione non c'era più tornato. E ne abbiamo un po' discusso anche in questi giorni e ci è proprio venuto in mente Alberto, che in tante occasioni pubbliche diceva che ogni tanto è necessario disintossicarsi. Poi ha scritto anche un libro su decontaminare cose, su altri temi, ma insomma questa necessità di allontanarsi da un tema che comunque è un tema che ti mette molto in gioco. In effetti Carlo ritorna a occuparsi della deportazione, però sceglie un altro punto di vista. E sceglie in qualche modo un punto di vista esterno, che è quello di Lorenzo Perone, o Perrone, forse per l'ordine grafico è diventato Perrone. Lorenzo, che era un muratore, che non sarebbe forse passato mai alla storia se non avesse contribuito a salvare Primo Levi, che dopo l'esperienza della deportazione sarà, diciamo, il testimone quasi per antonomasia di quell'esperienza. Il libro io l'ho letto, diciamo, in questi giorni. Trovo che Carlo ha sempre una grandissima capacità di scrittura, quindi quando si comincia a entrare nel libro poi si fa fatica a uscirne. E devo dire che mi ha molto colpito, poi lascerò ad altri entrare nel merito, però volevo solo dire questo: come veramente attraverso questa storia di questo muratore di Fossano dei primi del Novecento, in qualche modo si intrecci poi tutta una serie di storie, compreso questa storia di migrazione, di lavoro piemontese, che è veramente di grandissimo interesse, soprattutto tra gli anni 20 e gli anni 30, questi continui passare da una parte all'altra delle Alpi per cercare lavoro, e ne avevamo fatto anche oggetto e tema di un progetto Interreg proprio legato alla memoria delle Alpi, questo passare le frontiere. E anche questo tema, lo butto lì e poi smetto, questo tema delle scarpe, che ritorna spesso, no? Questo andare, questo consumare le scarpe, che c'è sia nella biografia che costruisce Carlo e poi, come lui stesso ricorda, anche in Primo Levi, che ne parla sovente nei capitoli di Se questo è un uomo. Lascerei allora la parola adesso a Domenico Scarpa, che è consulente letterario del Centro Studi Primo Levi di Torino. Centro Studi di Primo Levi di Torino, che ringrazio anche a nome di Carlo, perché so che questo libro in realtà deve molto alla collaborazione con persone che lavorano al centro, che l'hanno molto aiutato, e anche la presenza di Domenico qui, dobbiamo ringraziare anche la redazione del Centro Studi Primo Levi.
opera dell'Atlante della letteratura italiana dal romanticismo a oggi, edito da Einaudi nel 2012, la raccolta delle lezioni Pipolevi Mondadori 2019 e soprattutto lo scorso anno nel 2022 con Einaudi la bibliografia di Primo Levi. Lascio la parola a Domenico Scalza, grazie. Grazie. Funziona? No. Funziona? La lucina verde c'è, però... No, oh, vediamo. No, neanche questo. Siamo sicuri. Ok. Allora, grazie, grazie a tutti e a tutti per essere qui. Grazie a Carlo per l'invito e a Barbara per la presentazione. Comincio da Primo Levi, perché ho chiesto di parlare per primo, perché vorrei parlare di come questo libro di Carlo Greppi mi ha fatto capire delle cose importanti di come scrive, di come funziona, di come lavora Primo Levi. Far ritornare ai testi credo che sia l'elogio migliore che si può fare. Comincio da un episodio di Primo Levi in televisione, pensate, nel 1983, in una trasmissione dal titolo un po' bislacco, Very Important Piemontesi, VIP, Very Important Piemontesi. Gli dicono, ma se tu dovessi fare un autoritratto in 30 righe, che cosa scriveresti? Reazione immediata di Primo Levi, ma 30 righe sono tante, che cosa posso dire? Un uomo di poche parole. Un uomo di poche parole era innanzitutto Primo Levi, questo è il punto dal quale vorrei partire. 30 righe sono tante. E Levi questa massima del poco, del lessis mua, l'ha sempre rispettata nella sua vita. L'episodio di Urbine prende una pagina e mezza. Carbonio nelle opere complete sono 7 pagine. Il canto di Ulisse sono 4 e qualcosa. Si è favoleggiato molto negli anni scorsi sulle 10 righe del racconto oro del sistema periodico che raccontano il segreto brutto, l'esecuzione di un compagno partigiano che stava mettendo in serie difficoltà la banda scalcinata di cui faceva parte Primo Levi. Senza quelle 10 righe quell'episodio non si conoscerebbe, così come se lei non avesse scritto di Lorenzo, noi di Lorenzo non avremmo tracce, non sapremmo nulla, non avrebbe lasciato traccia. E quindi la prima cosa che vorrei fare, proprio come esercizio, perché è un esercizio che ha fatto Carlo per primo, sul quale ha costruito il suo libro, contare le parole di quest'uomo di poche parole dedicate a Lorenzo, con una premessa. Levi aveva certamente una propensione alla stringatezza, ma ha avuto delle lezioni di stringatezza, delle lezioni di poche parole, delle lezioni di essenzialità, le ha avute nella vita. Le ha avute, per esempio, nella vita dal professor P, dal professor Ponzio, che gli insegnava la chimica all'università. Le ha avute da Sandro Del Mastro, partigiano, protagonista del racconto Ferro. Le ha avute da Lorenzo, per l'appunto. Le ha avute anche dalla brutalità del linguaggio dell'Ager, dall'Ager Jargon, questo linguaggio tutto contratto, tutto saccadè, tutto percussivo, perpotente, un linguaggio che dà delle percosse. E poi le ha avute dai libri, le ha avute dal suo manuale di chimica, dal Gatterman, le ha avute da scrittori come Pavese e Conrad, le lezioni di essenzialità, da un suo collega e quasi fratello come Calvino. Io credo che siano state più importanti per l'essenzialità il genius loci, le esperienze di vita. E allora quante poche parole lui ha dedicato a Lorenzo, a quest'uomo morto a neanche 48 anni, 1904-1952. Carlo segna con molta attenzione i luoghi, la topografia, la microtopografia, la microcronologia di quest'uomo. Ci sono nell'opera scritta di Primo Levi 9 apparizioni principali. La principale è quella di un capitolo di Se questo è un uomo, Fatti dell'estate, dove Lorenzo compare per la prima volta, e torneremo su questo titolo, Fatti dell'estate, perché è importante. Beh,
nei Fatti dell'Estate Lorenzo compare direttamente per 28 righe più 9, è poco più di una pagina. Nel capitolo ultimo, sempre in Se questo è un uomo, si accenna a Lorenzo con riferimento alla menasca, a quel grosso recipiente che primo del suo amico Alberto si fabbrica, no? Grosso recipiente prestigioso per metterci la zuppa che Lorenzo gli portava tutti i giorni. Poi abbiamo il personaggio di Pietro, che non si chiama Lorenzo, si chiama Pietro, nella versione drammatica di Se questo è un uomo c'è il dialogo con il personaggio di Levi che si chiama Aldo, c'è nel Sistema periodico un brevissimo elogio di Lorenzo in Vanadio, pronunciato non da Levi ma dal dottor Müller, dal chimico che stava nel laboratorio di Auschwitz, c'è un racconto disperso, un discepolo, dove si parla di Lorenzo senza nominarlo come tramite delle cartoline che Levi fa pervenire dal lager a Bianca Guidetti Serra, quindi a un'amica ariana. Poi c'è il grande racconto al numero 6, Il ritorno di Lorenzo, il racconto che in Lilith, 7 pagine, per lei una misura lunghissima, 7 pagine è la stessa misura di Carbonio, il racconto più complesso del Sistema periodico e forse il più complesso di Primo Levi in assoluto. Unico racconto, Il ritorno di Lorenzo, che racconta appunto tutta la storia, tutto il dietro le quinte, il dopo le quinte, il post-ludium di Lorenzo che ritorna in Italia, Il ritorno di Lorenzo, fino alla sua morte. Un racconto che Carlo ha spremuto fino all'ultima goccia di realtà, fino all'ultimo obliquo e quasi invisibile riferimento per trovare tutte le diramazioni di questo racconto. E poi ancora c'è un pezzo su cui pure ritornerò, lo scoiattolo nell'altrui mestiere, ma in questo testo a Lorenzo sono dedicate soltanto 7 righe, altre 7 righe nel capitolo Violenza inutile di Desomersi e Salvati. E 3 righe ancora nel racconto L'ultimo Natale di guerra, che è del 1984. Questo nell'opera scritta. Nell'opera scritta arriviamo a poco più di 10 pagine a stampa, se contiamo tutti i riferimenti diretti a Lorenzo, nell'opera di Primo Levi. Questo per parlare di Primo Levi e per parlare anche di quello che si può fare con il poco che Levi fa di Lorenzo. Le molte parole che si possono spremere dalle poche parole, la storia che si può costruire. Perché poi ci sono le interviste dove Levi parla un po' di più, ma non sono tante pagine, neanche quelle, non arriviamo in realtà a 5. Perché tutto questo discorso un po' pedante, che forse però ha dato il quadro di che cosa è stato Lorenzo, di che cosa ha fatto per Primo Levi, la continuità di questo rapporto, l'essenza di questo rapporto. In Levi la quantità è essenziale per ragionare sulla qualità, e questo per una ragione, perché, ed è il centro del libro di Carlo, Lorenzo è incomprensibile esattamente, in modo diverso naturalmente, esattamente come è incomprensibile il lager. Lei lo scrive nel ritorno di Lorenzo, scrive nell'ambiente violento ed abietto di Auschwitz un uomo che aiutasse altri uomini per puro altruismo era incomprensibile, estraneo, come un salvatore venuto dal cielo. Indubbiamente Lorenzo era un uomo. E allora facciamo una sciarada catenaccio fra i due titoli, fra quello di Levi e quello di Carlo Greppi. Se questo è un uomo di poche parole, che cosa impariamo su quest'uomo, dove l'uomo è Lorenzo ed è Primo Levi? Dicevo, questo libro è importante per capire innanzitutto come lavorava Primo Levi, come funziona la sua mente e la sua scrittura. E lì viene a galla, comincia a spiccare il titolo del capitolo di Se questo è un uomo, dove Lorenzo compare per la prima volta, I fatti dell'estate. È un titolo non appariscente, un titolo anodino. Perché lo è? Perché quei fatti appunto sono misteriosi, perché non si capiscono, perché
bisogna riferirli come fatti, proprio perché innanzitutto chi li ha vissuti, cioè lei che racconta, non li ha capiti. Il brano chiave è questo, vale la pena di leggerlo perché è la base di tutto il lavoro di Carlo. Io credo che proprio a Lorenzo debbo di essere di oggi, e non tanto per il suo aiuto materiale, quanto per avermi costantemente rammentato con la sua presenza, con il suo modo così piano e facile di essere uomo, che ancora esisteva un mondo giusto al di fuori del nostro, qualcosa e qualcuno di ancora puro e intero, di non corrotto e non selvaggio, estraneo all'odio e alla paura, qualcosa di assai mal definibile, una remota possibilità di bene, per cui tuttavia metteva conto di conservarsi. Io ho provato a sottolineare con la voce alcune parole, alcune formule, alcuni snodi sintattici, perché l'impressione è che qui Primo Levi stia tracciando dei perimetri, tracciando dei cerchi, quasi componendo degli insiemi. Lorenzo viene definito più in negativo che in positivo, non tanto per il suo aiuto materiale, qualcosa e qualcuno, qualcosa di non corrotto, di non selvaggio, estraneo a, assai mal definibile, remota possibilità. Remota possibilità di bene. Come si fa ad acchiappare il bene? Per lei è difficile acchiapparlo. Si parla tanto, noi ci riempiamo tanto la bocca del male e del bene. Levi nei suoi libri non ne parla quasi mai. Parla molto di più del piacere e del dolore. Parla della violenza, parla del dolore che è una cosa concreta, non parla del male, tantomeno con l'iniziale minuscolo. Che cosa fa Primo Levi? Traccia questi cerchi perché qualcuno, qualcosa, anche i suoi amici, gli suggerivano che la realtà di Auschwitz non si poteva raccontare in maniera diretta, in maniera piatta, bisognava arrotondarla. I suoi amici gli suggerivano di arrotondare i suoi racconti. Ma i racconti arrotondati sono veramente racconti a forma di cerchio? Sembra che io stia prendendo in giro. No, non sto prendendo in giro. Dico che i racconti di Levi non sono a forma di cerchio, sono a forma di ellisse, sono racconti ellittici, sono racconti che tagliano fuori una parte della realtà, sono racconti reticenti, e sono reticenti per raccontare di più e meglio. Galileo credeva che le orbite dei corpi celesti fossero circolari, era anti-copernicano. Levi è copernicano, Levi è per l'ellisse, Levi è per le orbite ellittiche del racconto, per asciuttezza, per reticenza, per gelosia di sé, per riservatezza, per autoironia, addirittura per autocancellazione dal proprio racconto. Levi arriva a questo, perché è rotondo ma non è circolare. Il punto è che ci sono nel suo racconto molte dimensioni latenti. A un certo punto Carlo dice, sembra enorme, perché all'inizio del suo libro lui parla dell'adolescenza e della gioventù di Levi, dice tutto nell'adolescenza e nella gioventù di Levi, ci dice che perfino dopo le leggi razziali, perfino dopo lo scoppio della guerra, Levi e i suoi amici, le sue amiche sembrano persone allegre, sembrano felici, e sembra una bestemmia, lo scrive all'inizio del suo libro, parlare di felicità. In realtà una delle scoperte che noi possiamo fare grazie a questo libro e grazie a una rilettura, come posso dire, non solenne dell'opera di Levi, è proprio l'allegria che Levi e i suoi amici sono riusciti a conservare nella propria giovinezza, nel modo di fare scalate, di andare a scuola, di studiare la chimica, di stare insieme in un appartamento di Milano, a salvare quel miracolo di allegria, quella remota possibilità di allegria che potevano avere in tutta la loro vita. E io credo che questa allegria e questa remota possibilità di bene, questa ellissi, si vedano in un racconto che Carlo ha sfruttato al meglio, cioè uno strano testo degli anni Ottanta che si intitola Lo scoiattolo. Lo strano libro poco noto di Primo Levi, sta nell'altrui mestiere.
ve l'ho già citato, ci sono le prime sette righe su Lorenzo. Ve le leggo. Qualche anno fa mi è capitato di presentare due mie zie piuttosto anziane che vivevano in provincia un signore che si chiamava Terrone. Le zie hanno immediatamente tradotto questo cognome in Prune e per tutto il corso della conversazione hanno seguitato a rivolgersi a lui come Monsieur Prune. Quest'ultimo del resto ha accettato la cosa come naturale. E da quel momento in poi, del signor Terrone in persona, non si fa praticamente più parola, si comincia a ragionare su come il Prù in piemontese è lo scoiattolo, di come ci sono questi passaggi diretti dal latino, dal prono del latino fino al Prù del dialetto, senza passare per la lingua italiana. Quello che voglio dire è che nel racconto lo scoiattolo, nel racconto o nel saggio, lei mi scrive questi testi ellittici indefinibili, non c'è nessun indizio che ci permetta di risalire a Lorenzo. E non c'è nessun indizio, neanche quando lei racconta in televisione la stessa storia, niente meno che a Giorgio Bocca su Canale 5, l'unico punto in cui noi possiamo essere certi che questo signor Terrone era proprio Lorenzo è un'intervista che Carlo cita a Nicola Caracciolo. Lì siamo sicuri di un'identificazione che era già abbastanza certa. Però nel testo lo scoiattolo lei ritiene le due cose separate. Perché fa queste ellissi? Perché le separa? La mia ipotesi è che lei abbia fatto questo ragionamento, perciò dicevo il libro di Carlo mi ha insegnato molte cose su lei attraverso la ricostruzione di Lorenzo per lupi sparsi, per tessere separate. Lei mi avrà fatto questo ragionamento. Io qui voglio parlare di linguaggio, voglio parlare di etimologia, voglio parlare di questi legami diretti fra latino e dialetto senza passare dall'italiano. Voglio parlare di questo e non parlerò di nient'altro, senza intrusioni. Anche qui in letteratura io farò il mio mestiere di chimico, pesare e distinguere, quasi un gioco di enigmistica quello che fa lei. Chi capisce capisce, il ricercatore bravo capisce. E d'altra parte, proprio facendo questo esercizio del separare e del distinguere, del raccontare ogni volta da un'angolazione diversa, lei ci ha raccontato mille volte in lager, facendocelo vedere sempre per la prima volta e senza ripetersi mai. Lei riesce a tenere a distanza persino se stesso per oggettivare la realtà, per metterla a fuoco. Dà i nomi giusti alle cose giuste, dà il Terrone e il Prune giusto nel posto giusto. Lei non fa enfasi. La enfasi di lei è nella struttura e non nella scrittura. Ho detto una frase enigmatica, è difficile, che cosa voglio dire? Voglio dire che lei è talmente riservato che l'unica volta che ha scritto una poesia d'amore per sua moglie, 11 febbraio 1946, l'ha tenuta inedita per 38 anni, l'ha pubblicata solo nel 1984. Voglio dire che quando ha scritto il racconto Il ritorno di Lorenzo, lo ha tenuto nel cassetto forse per anni e lo ha pubblicato soltanto nella raccolta Lilith. A conclusione, a coronamento, era una storia che lui teneva lì gelosamente. D'altra parte, lei è geloso dei suoi sentimenti perché lo dice quando parla del dialetto piemontese. Questo è un dialetto in cui l'espressione ti amo non esiste. Ti amo, bisogna dirlo in un altro modo. Ti voglio bene, devo la vita a Lorenzo, lo devo dire in un altro modo, lo devo dire in maniera ellittica, bisogna tradurlo. Levi funziona come le mura e le torri del castello dei principi di Acaia a Fossano. Chi ce le ha presenti, quanto sono alte, quanto sono dritte, quanto sono scoscese. Levi è talmente reticente che il suo debito per Lorenzo lo ha pagato, e questo lo sappiamo tutti, dando il nome Lorenzo a entrambi i suoi figli, Lisa Lorenza e Lorenzo. E però
se noi ci domandiamo, ma lei di questa cosa qui che ha dato il nome di Lorenzo ai figli, ma quando l'ha detta? Se voi andate a leggere tutte le 4.300 pagine dell'opera di lei, questa dichiarazione la troverete soltanto in una singola intervista resa in America nel 1985, e lì parla sempre per reticenza soltanto di Renzo, di Lorenzo, e non anche di Lisa. È come se lei dicesse, ma non lo dice, se io sono ancora vivo e se continuo me stesso nei miei figli, lo devo a Lorenzo Perrone ed è giusto che ce ne sia un segno. Ma lei come autore lascia segni che sono sintetici, simbolici e reticenti, e bisogna saperli interpretare, e non tutti sono reperibili, perché chi scrive un libro così sa benissimo che molte cose si sono perse, sono irrecuperabili. E io finisco con una cosa irrecuperabile che giustamente Carlo cita a pagina 194 del suo libro. Dice: chissà che cosa c'era scritto come dedica sulla copia di Se questo è un uomo che Primo Levi ha regalato a Lorenzo. Ecco, Lorenzo un uomo di poche parole, Primo Levi un uomo di poche parole. Su quella copia, oggi perduta, ci sono delle poche parole che noi vorremmo tanto poter leggere. Chissà che non si trovi un giorno. Anche lui grandissimo conoscitore di Primo Levi, si deve ad Alberto un'edizione commentata nel 2012 di Se questo è un uomo, uscita per Einaudi se non sbaglio, e è stato per tanti anni distaccato presso il nostro istituto e andiamo ancora molto fieri di questo e siamo molto contenti del fatto che faccia parte del nostro comitato scientifico e quindi grazie. A te Alberto la parola. Grazie, anch'io non senza commozione ritorno dopo molto tempo, ringrazio Barbara per l'invito, ringrazio Carlo per l'opportunità che mi ha dato di leggere questo libro prima che uscisse. L'ho avuto il privilegio di leggerne la prima stesura, la seconda è quasi definitiva. L'ho letta con grandissima attenzione, anzi ho rimpianto, l'ho letta con l'affetto del campanile. C'è qui Guido Neppi Modona davanti a me, siamo Fossano e la memoria di Lorenzo, per chi come me è cresciuto a Cuneo come Pino Mondoni, e leggere questo libro e ritrovare la figura di Lorenzo è un po' come ritornare a casa. E questo, per questo anche ho trovato un solo refuso, te lo segnalo per dimostrare con quanta attenzione l'ho letto. Non è Loreto, ma è Roreto, la frazione di Fossano di cui parli, non mi sono ti girerò la pagina, questo ti dice con quale minuzia, un lapsus freudiano forse, perché chissà, Loreto è un altro posto, sta altrove, è l'unico refuso in un libro ricchissimo di informazioni. Diciamo subito la cosa più importante, Carlo ha fatto, si è cimentato in una sorta di missione impossibile, ha cercato di trovare a tanti anni di distanza quello che già con fatica i due biografi che lo hanno preceduto avevano avuto modo forse di trovare qualche cosa in più, perché avevano lavorato più di 20 anni fa e quindi in presenza di testimoni che oggi non ci sono più. Lui è riuscito davvero con un impegno instancabile a tirar fuori tutto quello che era possibile sapere di Lorenzo, e ha dato un ritratto molto interessante. Io dirò delle cose un po' disorganiche, anche per non ripetere quello che Mimmo ha detto poco fa, soprattutto l'elogio della stringatezza. Cioè Lorenzo è il caso forse più clamoroso e forse più perfetto di quella arte che Cases chiamava di oreficeria, che consentiva alla sua penna di dare un ritratto perfetto di un personaggio appunto in 10 righe, in 7 righe, e, salvo poi, come Mimmo
ha detto poc'anzi, fare un ricamo su quel primo ritratto che si potrae nel tempo, come ha detto tante volte, come una traccia lasciata, una scia, il termitaio che ha lasciato una scia, e riemerge a tanti anni di distanza, allungata nella versione teatrale con questo nome che diventa Pietro, nei racconti successivi. Però certo il problema di fondo di questo libro e di tutti i libri che hanno affrontato e ricostruito le biografie dei personaggi di Levi, noi non dobbiamo dimenticare un problema di fondo che riguarda Levi, ma riguarda tutti gli scrittori da quando esiste la letteratura. Cioè c'è un rapporto di fondo tra la figura vera, il Lorenzo in carne ed ossa, e il personaggio Levi, che il personaggio Lorenzo che Levi ha costruito. In un brano che hai riportato, dal racconto di Lilith, dice: l'impresa di trasformare una persona viva in un personaggio lega la mano di chi scrive. Questo avviene perché tale impresa, anche quando è condotta con le intenzioni migliori e su una persona stimata e amata, sfiora la violenza privata e non è mai il dolore per chi ne è l'oggetto. Quale poi sia l'immagine vera di ognuno di noi è una domanda senza senso. Questo spiega anche perché le biografie dei personaggi, soprattutto di Se questo è un uomo, le autobiografie dei personaggi di Se questo è un uomo che sono uscite in questi anni, svelano appunto questa problematicità. Nessuno si è riconosciuto, nessuno si è riconosciuto, non si è riconosciuto Henry, non si è riconosciuto Piccolo nella rappresentazione, perché lo scrittore fa appunto l'arte, esercita l'arte dell'arrotondamento. Su quell'arrotondare, certo, bisognerebbe, come Mimo ha detto, ragionare di più, cioè sull'arte di trasformare un personaggio in carne e ossa in un personaggio letterario. Io, per esempio, alla fine della lettura del libro di Carlo non sono riuscito a liberarmi o a dare una risposta esauriente a un dubbio che mi è venuto una pagina sì e una pagina no. Quanto di Lorenzo, per esempio, rimane e non ricompare trasversalmente nel personaggio di Faussone della Chiavastella? Molti aspetti della piemontesità, dell'idea di lavoro, rispuntano in quel geniale personaggio che aveva connotati diversi, che aveva una biografia diversa, ma secondo me qualche cosa del ritratto di Lorenzo rimane anche a tanti anni di distanza per costruire Faussone, e forse anche il protagonista del racconto sul cerchio, di Maria il Cerchio, il bianchino che dal bianco nella casa di Levi aveva anche lui questi caratteri della piemontesità, che Levi è stato forse uno degli scrittori del secondo Novecento piemontese che ha saputo sviluppare meglio. Non posso leggerla per intero, ma c'è una favola di Svevo dove si parla di una vernice. Chi ha voglia di leggersela se la va a cercare, ma c'è, Svevo ha scritto una favola per i bambini molto bella su due falegnami, il falegname che costruiva i mobili davvero e il falegname che per tutta la sua vita ha fatto la sua fortuna descrivendo i mobili che l'altro faceva e facendo quindi più fortuna dell'altro, che si è rovinato le mani, che si è, ha ingoiato veleni chimici terribili, come sa chi, come Svevo e come Levi, per una vita intera hanno lavorato in uno stabilimento di vernici. La vernice di cui parla Svevo si chiamava Brunolin, ma che era quella che usava il falegname appunto che costruiva i mobili, ma noi dobbiamo guardare alla capacità di arrotondare appunto. Lorenzo è, con ogni probabilità, questa credo si debba dire senza paura di creare magari un po' di scandalo, Lorenzo è la dimostrazione vivente che l'italiano, brava gente, non è un mito, non è un mito, ma è l'incarnazione vera del bravo italiano, nella migliore definizione che si possa dare. Senza offesa per il mio amico carissimo Davide Bidusso, che ha dedicato un libro bellissimo a questo mito e ne ha svelato i caratteri menzogneri, artificiosi, la corruzione del mito che tutti conosciamo e abbiamo presente per altre vie, ma il carattere dell'italiano che Levi ha dedicato a quelle poche righe su Lorenzo e poi in generale anche alla visione dell'italiano che tanti anni dopo i partigiani ebrei dell'Europa centrale, in Se non ora quando, descrivono quando arrivano in Italia, no? O che Steinlauf in Se questo è un uomo dice l'arte
che si sviluppa, cito a memoria, al di qua delle Alpi, che consiste nel non avere un sistema e nel vivere meglio sapendo decostruire i sistemi invece costruiti al di là delle Alpi. Levi aveva finezza sociologica, aveva un po' questa attitudine a dare non stereotipi, ma a costruire le immagini dei caratteri nazionali, l'alsaziano, il soldato viennese, i francesi. Cioè cercava di dare dei caratteri univoci, no? Al carattere dell'italiano. E Levi, e Lorenzo è certamente, per questo molte pagine del libro sono dedicate all'istituzione che ha in qualche modo ricompensato il bravo italiano, cioè il Tribunale dei Giusti. Una parte delle fonti che in questo libro sono utilizzate sono appunto le carte che sono state messe insieme per dare a Lorenzo questo riconoscimento. Come dicevo, il libro ha una varietà di informazioni sulla educazione, sulla formazione, sull'anomalia di questo personaggio che per gli anni che ha vissuto nel secondo dopoguerra, in teoria e forse anche in pratica, avrebbe potuto benissimo essere intervistato da Nuto Revelli nel mondo dei vinti. Era un personaggio da mondo dei vinti, per il mestiere che ha fatto, per la vita solitaria, per le umiliazioni subite, il mondo dei vinti è pieno di Lorenzo. Lorenzo non avrebbe sfigurato con un'intervista di Nuto Revelli. Molto, molto interessanti sono le parti naturalmente che riguardano queste si muove. Vi aveva già lavorato un giovane bergamasco che aveva fatto una prima tesi alcuni anni fa su Lorenzo, cioè sulla ditta che ha spedito Lorenzo a lavorare vicino ad Auschwitz, o Swiss, come diceva lui, alterando questo nome con questo suo piemontese rude, un po' rustico, no? Questa ditta Boetti, che era in qualche modo legata, per ragioni istituzionali, di regime, all'industria tedesca, e quindi mandava persone che avevano bisogno di lavorare a fare un lavoro così lontano da casa, in condizioni così disagevoli. Lui ha fatto veramente una ricerca meritoria per costruire la storia di questa fabbrica prima del fascismo, durante il fascismo, durante la guerra e anche dopo, svelando quello che non è più un segreto da tanti anni, cioè che tante ditte, tante aziende italiane cooperavano con il mondo tedesco. Una cosa non scandalizza nessuno, ma era nella natura delle cose, tanto più in una realtà di provincia dove la disoccupazione era così alta, dove la povertà era così elevata. E quindi su questa ditta ci sono pagine molto importanti, così come ci sono a commento dei testi, delle lettere. C'è anche una parte molto interessante, molto ben fatta secondo me, che è l'analisi testuale dei pochi documenti scritti da Lorenzo che abbiamo, le lettere. Io alcune di queste sono venute fuori credo da pochissimo, sì. le ho lette qua, che sono di nuovo la dimostrazione, la prova di una scrittura popolare nel senso migliore del termine, da affidare appunto ai cultori di scrittura popolare per le trascrizioni, per i piemontesismi, questo affetto filiale che Lorenzo ha avuto finché è vissuto per primo, e che è reciproco, insomma, perché la parte più triste, no, è quello che riguarda, e su cui c'è poco da scavare, perché abbiamo davvero pochissime fonti, il rapporto tra Levi e Lorenzo nel dopoguerra, finché Lorenzo è vissuto, e fino alla vigilia della sua tragica e triste morte. Ho un solo unico appunto al libro di Carlo lo sa, mi perdonerà se lo tiro fuori in coda senza malizia, senza cattiveria, ma solo perché ormai sono vecchio e mi permetto anche di dire quello che penso senza
senza farmi troppi scrupoli, lo dico a fin di bene. Questo libro ha un solo difetto, che non è solo del libro di Carlo, ma di tanta storiografia degli ultimi anni. A questo problema Enzo Traverso, che è un grande storico del nazionalsocialismo, ha dedicato un pamphlet molto bello, che è La Terza, mi sembra, ha tradotto l'anno scorso, che si intitola La tirannide dell'io, e dà tutta un'interpretazione di questi libri di storia che si trasformano in narrazione, dove la prima persona dell'autore entra prepotentemente in scena. Traverso dà un'interpretazione, come dire, materialista, ideologizzata, che non mi piace per niente, perché lui dice che questa soggettività, questa tirannide che gli storici hanno verso la storiografia introflessa, dove parla solo la prima persona singolare, il primo pronome personale, io, è il frutto della decadenza della società borghese. Ci mette sopra un ricamo ideologico che non mi convince per niente. Mi convince invece come lettore, come estimatore di libri seri come questi, che hanno dietro una ricerca seria, approfondita, questa narrazione dove accanto alla scoperta notevole di una carta di archivio, di un fondo d'archivio, la voce dell'io ogni tanto faccia capolino, talvolta un po' troppo spesso, dicendo se quel giorno in cui ha fatto quella scoperta d'archivio c'era il sole o era nuvolo, o se l'intervistato aveva la camicia rossa o la camicia blu. Questo per un lettore che ha una certa età e che è affezionato a narrazioni storiografiche più tradizionali, forse più noiose, forse anche meno attente a raccogliere, no, l'attenzione del lettore, pesa un po' in un libro che peraltro ha davvero tantissimi meriti. Grazie. Grazie Alberto, e grazie mille. Adesso ultimo, ma non ultimo ovviamente, Enrico De Aglio, giornalista, scrittore, conduttore televisivo, e qua anche e soprattutto, l'ha già introdotto prima Alberto, Lorenzo Perrone dal 1998 è un giusto per le nazioni, fa parte dei 744 italiani, se non sbaglio, lo ricorda nella sua prefazione Carlo, che sono stati riconosciuti come tali giusti e giuste, specifichiamo, perché ci sono anche molte giuste per le nazioni. E ovviamente Enrico De Aglio, non devo ricordarlo a questo pubblico, ma nel 1991 ha pubblicato La banalità del bene, restituendo all'attenzione di tutti le vicende di Giorgio Perlasca, e insomma riportando anche all'attenzione il tema dei giusti, che in qualche modo anche noi riteniamo che vada recuperato, proprio per la forza che ha nell'affrontare che in qualsiasi momento, non perché diciamo recuperi quel mito del buon italiano che è stato più volte messo in discussione e che in qualche modo può indebolire le responsabilità degli italiani rispetto alle persecuzioni ebraiche, eccetera, ma proprio per quello che c'è dietro, cioè il fatto che in qualsiasi momento della storia forse si possono fare delle scelte individuali e in qualche modo bloccare dei processi, insomma, tenere alta l'attenzione e anche mantenere una propria umanità, così come aveva fatto Lorenzo, come è riuscito a fare Lorenzo salvando prima. Grazie, grazie a tutti voi, grazie per avermi invitato. Dunque, la ragione per cui io sono qui non è quella che ho scritto La banalità del bene tanti anni fa, ma perché sono il vicino di casa di Carlo. E questo è importante. Sono, è facile da chiamare. Sono il vicino di Pianerottolo e ho avuto il grande privilegio, la grande fortuna di seguire anche, diciamo, la genesi del libro, di vederlo nascere in sostanza e soprattutto di leggere il primo, il secondo, non mi ricordo più forse, quando me le asporta sul Pianerottolo. E vi devo dire subito la mia impressione, mi sono messo e ho cominciato a leggere naturalmente, e ho letto per di fiato le prime, credo, 80 pagine, fino a quando gli ho mandato un messaggio e gli ho detto: guarda, è una bomba, stai tranquillo, vai benissimo, è eccezionale, eccetera. Questa è la prima cosa che entra un po' nel merito delle cose che Cavaglione ha detto prima. La cosa che a me, diciamo, ha entusiasmato di più, e questo modo nuovo di fare storia. Qui c'è un'investigazione, c'è un investigatore che va sui luoghi, che va a ritrovare, eccetera, non è soltanto un lavoro da archivi, di fonte, di cose, eccetera, ma sente degli odori, ricostruisce delle cose,
e soprattutto c'è una partecipazione. C'è una partecipazione agli eventi. Questi eventi non sono lontani nel tempo, non fanno parte di un'altra generazione, di un altro mondo, di un altro secolo, eccetera, ma sono riconducibili, diciamo, alle cose che succedono adesso ogni giorno. E quindi questo a me piace, diciamo, non so se questo sia uno stile, però è un modo, diciamo, di immaginare, di costruire la storia che lo rende più, secondo me, diciamo, più attraente e anche più, diciamo, comprensibile, diciamo, alle persone che non so, che vogliono conoscere, eccetera, ma che vogliono divulgare. Allora qui, appunto, gli storici stanno sempre un po', diciamo, per conto loro, no? Insomma, si lamentano anche quando uno invade il loro campo, l'uso pubblico della storia, la cosa, la televisione, tutte queste cose qua. Ma invece, secondo me, penso che Carlo qui abbia dato veramente il segno di cosa questa nuova metodologia, questa nuova, non so, forse più nella visione della non fiction novel, addirittura questa ricostruzione che lui fa, cioè è un romanzo, è un giallo, una novella, insomma, non è una ricostruzione storica, è qualcosa di diverso, secondo me, di più, e che lo rende veramente attraente non solo per la lettura, ma anche perché indica, a mio parere, un modo di fare che può essere allargato. Insomma, va bene, la faccio corta su questo. Allora, c'è una cosa, le famose poche parole, insomma, io mi sono soffermato su questo. Le famose poche parole sono si capisce con gente così, no? Perché la storia che voi credo sappiate già, o comunque la storia è questa: si incontrano Primo Levi al confine, proprio al reticolato che divide Auschwitz-Monowitz con il terreno occupato dalla Riegefahren, dove lavorano questi muratori che costruiscono un nuovo edificio, un nuovo stabilimento. E lui sente parlare italiano, no, sente parlare tedesco, scusa, gli dice in tedesco un operaio che lui non sa chi è, che gli dice: passami quel secchiello, la malta sta per finire, qualcosa. Lui cerca di fare un movimento goffo per cui rovina l'operazione, e l'altro gli risponde, se ho ben capito, in piemontese, e gli dice: as capisco un gen parei. Allora, questa frase è offensiva, no, naturalmente. Primo Levi ovviamente la capisce subito, la capisce e capisce di avere davanti un conterraneo, quindi questa cosa qui è importante e diventerà poi il nocciolo principale del legame che c'è tra i due. Ma capisce anche a quale abisso, diciamo, si è arrivati, perché diciamo, quando Perone è un lavoratore, diciamo, un lavoratore comandato, chiamiamolo come vogliamo, insomma, comunque non è una posizione privilegiata, è ai livelli più bassi, insomma, che ci siano del lavoro salariato. E però Primo Levi è a livello bassissimo, cioè a livello proprio dell'infamia. E pensare che si faccia, no, che immediatamente, diciamo, la reazione del penultimo della scala verso l'ultimo della scala sia una reazione quasi di giustificazione del proprio disgusto, del proprio pregiudizio, del proprio, no, se sono qui, se stanno così male, qualcosa vanno fatto, no, qualcosa di brutto, di terribile, eccetera, vanno fatto, è la cosa su cui Levi ragiona, no? E ragiona molto, ed è secondo me una delle cose che poi ricomparirà, insomma, in tutta la sua opera. Insomma, se questo è un uomo, si può leggere appunto nelle due accezioni differenti, se questo è l'abominio o se questa è l'umanità. Allora, la frase che lui dice, la cito perché è breve, quando spiega, insomma, perché Perone gli ha detto quello, dice: ci odono parlare in molte lingue diverse che essi non comprendono e che suonano loro grottesche come voci animali. Ci vedono ignobilmente asserviti, senza capelli, senza onore e senza nome, ogni giorno percossi, ogni giorno più abietti, e mai leggono nei nostri occhi una luce di ribellione o di pace o di fede.
belle queste tre, di ribellione per prima o di pace o di fede. Ci conoscono ladri e malfidi, fangosi, cenciosi, affamati, e confondendo l'effetto con la causa ci giudicano degni della nostra abiezione. E questo è l'inizio del rapporto tra i due, che poi si svilupperà. Allora, questo secondo me, insomma, siamo dei livelli talmente alti, insomma, sia di scrittura, di letteratura, che di comprensione dell'essere umano, che ha pochi paralleli, pochi paragoni. Insomma, credo che Benvolelli questo abbia dato, insomma, nella sua reticenza, nella sua stingatezza, eccetera, abbia dato il massimo, insomma, per quanto riguarda sicuramente la scrittura italiana. Però la seconda cosa su cui devo insistere è quest'altra, che io appunto mi ero occupato dei giusti, no? Di questo Giorgio Perlasca, che aveva fatto le cose che aveva fatto, che era sconosciuto, eccetera. Però lì c'era una grandissima differenza. Giorgio Perlasca era un signore acculturato, di discrete condizioni economiche, eccetera, fascista, diciamo, all'acqua di rosa un po', perché faceva un po' i suoi comodi, eccetera, ma parlava le lingue, no? Era stato in Spagna, aveva combattuto con i franchisti, eccetera, eccetera, tutte le storie che probabilmente sapete, ma fondamentalmente, insomma, era abbastanza un privilegiato a un certo punto, perché era giovane, era da solo, era in buona salute, aveva tutte queste caratteristiche, aveva dei soldi, e per cui ha fatto questa grande impostura, eccetera, che l'ha reso famoso e dimenticato immediatamente, ma l'ha fatta per delle condizioni, diciamo, di partenza buone. Quindi anche lui è un buon italiano, un italiano brava gente, con un tatto, diciamo, anche questo italiano dell'istrione, no? del capitano Farcassa, della cosa così, che è tipico anche questo della nostra etnia, che forse se non tanto di quella piemontese. Però ecco, e quindi, diciamo, lui entra a far parte di una schiera di giusti che, mi ricordo, quando diverse persone hanno studiato Perlasca, hanno studiato la sua vita, eccetera, e volevano trovare in lui qual era la radice, qual era la molla, perché lui aveva fatto questa cosa qua. E lui rispondeva semplicemente sempre: sono state le circostanze a farmi così. Ho visto delle cose che mi facevano talmente orrore, eccetera, che ho pensato se potevo farlo, l'ho fatto, eccetera. Però in realtà, nello studio dei giusti, ci sono due grandi filoni: sono le persone che fanno qualcosa, i giusti sono i non ebrei che hanno salvato gli ebrei secondo il Yad Vashem, e sono le persone che lo fanno in genere per un'educazione ricevuta, e questo lo so, in famiglia, diciamo, una vicinanza che hanno avuto in famiglia con appunto degli ebrei che quindi si riconoscono come tali, non diversi, eccetera. Oppure per politica, per convinzione politica, perché hanno letto dei libri, perché hanno una dice, sono marxisti, o comunque pensano che ci sia una solidarietà di classe, pensano che questa è la politica. Oppure per una convinzione religiosa, e questa è ancora più facile da immaginare. Ebbene, si va oltre, qui si va nell'abisso dell'umanità e nella sua... Con Lorenzo però, no? Si va, perché lui non è niente di tutto ciò, cioè non è un privilegiato in alcun modo, non ha una vita, non è educato, non è politico neanche, ha così una visione, non so come posso chiamarla, un po' ribellista. E così, però niente di speciale, ha girato il mondo, è sempre stato sfruttato, eccetera, però non è che abbia neanche una coscienza di classe, come lo potremmo chiamare, insomma è una persona che l'ha fatto perché gli è venuto di farlo, e perché gli è venuto di farlo, questo è il grande mistero, no? Questo è il grande mistero. E sono stato molto molto contento quando, a un certo punto, leggendo il libro di Carlo, che veramente vi consiglio per tutte le altre come si dice,
la storia, proprio la composizione del libro, tutto quanto, quando ho trovato nei riferimenti due righe semplicemente che Anna dedica alla fine del suo libro, La banalità del male, nel processo Eichmann, sulla cronaca del processo Eichmann, quando scrive che a un certo punto, durante le deposizioni, le varie testimonianze, eccetera, nel processo a Gerusalemme, saltò fuori la storia di un certo Anton Schmidt, si chiamava, che era una persona che aveva aiutato, no? Aveva aiutato degli ebrei in un trasporto, eccetera, eccetera, non aveva chiesto niente e soprattutto non aveva chiesto denaro. No? Lei dice soltanto così. E poi aggiunge una riga e dice, ah, come sarebbe cambiata l'umanità se invece di un solo altro se ne fossero stati tanti, se ne fossero stati migliaia. Ecco, questa riflessione è la prima che mi è venuta da fare e che mi è piaciuta ritrovare in qualche maniera nella scrittura di Carlo, che lui si chiede queste cose, che si fa queste stesse domande. Aggiungo solo un'ultima cosa che non so se valga la pena aggiungere, ma mi ha colpito un po', quindi anch'io che metto un po' l'io davanti, eccetera, me la dico così. Questa cosa qui del naufragio adesso di Crotone, no? Quando uno ha un ministro degli interni che dice non ci siamo morti, ma dice no, non dovevano partire. Io da padre Francesco sono. È grave, non solo è gravissima, è segno di tante cose, eccetera, come segno di tutto anche la figura fisica di questa persona, il linguaggio che usa, cioè come parla e tutto quanto, eccetera. Però è incredibile pensare come sia stata questa frase che abbia fatto reagire le persone. Cioè la reazione che c'è stata, perché c'è stata una reazione in Italia a questa cosa qua, diversa dalle altre volte, diversa da Lampedusa, diversa da cose, dalle cose di Salvini, c'è stata proprio l'immagine di no, aspetta un attimo, noi non siamo, cioè, tu non ci rappresenti, non sei un'altra cosa che di sé. Ecco, questo non so se sia un merito, insomma, di Primo Levi, di aver raccontato, insomma, cosa può essere l'umanità, ecco, come può, e il fatto che ci siano poi molte persone che abbiano letto i suoi libri, che poi si siano documentate, abbiano fatto, cioè, insomma, che ci sia una sorta di educazione collettiva in Italia, forse questo è vero, insomma, quindi questa è una delle ragioni per cui scrivere libri così è buon sì. Grazie, Carlo. E adesso diamo la parola a Carlo, che credo abbia delle cose da dire, che ci sono state tante sollecitazioni, quindi grazie. Innanzitutto a tutti voi che siete qui, a Barbara, all'Istituto, al Polo e a voi. Allora, dovete sapere che Mimmo Alberto, io mi metto nel gruppo dei, diciamo, i leviani, e per me confrontarmi con loro è stato bellissimo, sono stati generosissimi, e sono arrivato un po' con le gambe che tremavano, al centro, da loro, da Marco, dai politici. Sono persone che sono occupate da vari decenni dell'opera di Primo Levi, che in questo libro è di fatto, diciamo, il co-protagonista, usando però è quello che rende questo racconto possibile, appunto, attraverso tutto quello che ha segnato, che ha ripercorso perfettamente in e poi Enrico ha anche svelato la nostra vita privata, non diciamo l'indirizzo, è stato immensa fortuna, qualcuno la chiama provvidenza, io no, trovarsi fianco a fianco quando è in Italia. Per cui ho segnato un po' di cose forzatamente asistematiche, vi ringrazio per gli spunti, provo, diciamo, a fare un mio percorso
a seguire i nostri spunti. Proprio a partire da questo tempo che diceva Enrico, la ferocia, l'esibizione di ferocia che è di oggi e che è ovviamente di quel mondo lì. Io credo che un po' si legga in filigrana nel mio libro e un po' mi sia sempre più chiaro in questi ultimi giorni. Ieri l'ho presentato a Fossano, sono venute fuori delle cose molto belle. Quanto più conosciamo Lorenzo, per quanto ci è possibile conoscere una persona vissuta in un tempo in cui non possiamo tornare, più lui polverizza molte delle cose che noi credevamo di sapere su come funziona il bene, come dire, nel buco nero del male. È un po', alcune cose sono state sottolineate. Questo rapido, diciamo, trittico che hai elencato tu è fortissimo. Sì, Lorenzo non ha avuto un'educazione politica che ci risulti, se non appunto un po' contro, chiaramente nelle classi popolari del Borgo Vecchio il fascismo di Fossano, il fascismo è passato poco, e non era religioso, al punto che mi è stato detto di dirlo pubblicamente, lo faccio anche volentieri per chi mi conosce. Ci sono due nipoti di zio ancora in vita, lui non ha figli, non ha avuto figli. Beppe purtroppo sta molto male, e Emma mi ha telefonato l'altro ieri dicendo che, perché io ricordo anche che lui è cresciuto molto in alcune fasi al mondo cattolico, famiglia cristiana che scrive nel 66, Don Carlo Lenta, un mitico sacerdote del Borgo Vecchio di Fossano, ne scrive nell'82, addirittura l'Osservatore Romano lo riprende 3 anni fa, ieri ho conosciuto il giornalista che l'aveva scritto. E invece è venuto a specificare che, visto che ogni tanto si vocifera di canonizzazione e santificazione, che la famiglia non vuole, lui non metterà più in chiesa, proprio per sottolineare quello che hai appena detto, cioè lui non era una persona religiosa, non era una persona con una formazione politica novecentesca, diciamo, come intendiamo in questi luoghi. Sull'educazione, se abbiamo, diciamo, non era una persona colta e di buona posizione, come scrivo anche, come dire, smarcando le varie Schindler, Perlasca, Zadar, che tanti altri noti da tempo, noti da poco, però ha avuto questa educazione comunitaria all'interno del Borgo Vecchio, in cui è Don Lenta che lo dice molto bene, Ian Thompson, uno dei due biografi di lei, che hanno fatto un lavoro fondamentale perché questo libro potesse esistere, che nel Borgo Vecchio ci si aiutava, ci si aiuta in generale. Io non ho vissuto nel Borgo Vecchio, ho vissuto anche una condizione di assoluto privilegio. Mi sono fatto tanto l'idea, appunto, un po' che dovresti leggere di nuovo tra le righe, che una persona che ha camminato così tanto, che ha viaggiato così tanto, che è stata così tanto straniera, che aveva il suo microcosmo, che era fatto di alcol e risse fondamentalmente, e tanto lavoro fin da bambino e tanto alcol fin da bambino, poi avesse quasi naturalmente sviluppato questa cosa che noi sappiamo che esiste perché ha incontrato quello schiavo che poi è diventato Primo Levi, ma se no non sappiamo neanche che è esistita questa persona. Questo è forse, come dire, l'incastro perfetto, cioè il momento, il regalo perfetto che a volte l'umanità fa ai posteri. E per cui dico, polverizza tante delle nostre convinzioni. Un'altra, per esempio, che lui agisce da solo, lui agisce alle soglie del male da solo. Tutti gli altri, quelli più o meno famosi, appunto, cito anche un pezzo di Luzzatto, poi evocato per altre cose, ma che credo che ha scritto un articolo che per me fu illuminante rispetto proprio al meccanismo con cui vengono istituiti i giusti, in cui insiste su questa cosa che della dinamica diretta che conosciamo per via degli ebrei in fuga di San Matteo degli Esubidi, non altro, da tutta una serie di storie archetipiche, diciamo, ricorrenti, in cui la comunità si attiva un po', anche i grandi giusti cinematografici avevano collaboratori, avevano rete, avevano soldi per ungere insomma, chi collaborava volentieri per denaro, eccetera. Lui agisce da solo, come un mulo, e mi viene solo questa immagine, come camminava, come lavorava, come probabilmente viveva, lo fa e basta. E poi Primo Levi gli fa dire più volte, teorizzare più volte, diciamo, le ragioni del suo operato. Innanzitutto nella versione drammatica disse questo nome, e per cui è un libro che, cioè, per me è stato farlo, magari per voi sarà leggere, che ti porta a interrogarti su come funzioniamo, su perché facciamo
quello che facciamo nel bene e nel male, e più ci penso e più penso che questa sia una storia di assoluta radicalità, cioè di una persona che ha scelto, forse anche per disperazione, perché non la voleva perdere, perché aveva una famiglia, diciamo, alle spalle, fratelli e sorelle, genitori, però non avendo avuto figli, anche molto più libero, come tra l'altro tutte le rivolte dei centri di sterminio ci insegnano, ci si ribellava quando si era soli, quando tutta la famiglia era morta, nel suo caso era solo lontana, però forse ha avuto anche, come dire, una spinta dovuta da una vita triste, fondamentalmente, che l'ha portata a sentirsi non utile, fondamentale. E poi Mimmo ha sottolineato quel passaggio che, insomma, lì sottolineo una volta, non tanto per il suo aiuto materiale, cioè non è che scrivi questo, e fa impressione perché se conosce qua tanti in sala lo conosciamo, ma come dire, lo ribadisco, che conosce l'opera di Primo Levi, anche solo la parte di Se questo uomo, che poi se vai a incrociare, soprattutto con il ritorno di Lorenzo, con l'ultimo Natale di guerra, capisci cosa ha fatto Primo Levi, non tanto per il suo aiuto materiale, cioè per sei mesi, capite che stiamo andando a un livello veramente verso l'infinito oltre, scusate la citazione nazionale popolare, per sei mesi tutti i giorni porta cibo al punto che Primo Levi e Laerto devono cercare, insomma sognano di procurarsi un'altra menasca per portarsi il cibo indietro, non gli basta un grosso recipiente ad Auschwitz, tanto cibo gli dà. Al punto che queste mitiche tre lettere che arrivano a Bianca portano alla partenza di un pacco, arriva un pacco ad Auschwitz, che poi viene rubato, prima lei gioca un po' con le date, ma non importa, cioè comunque arriva un pacco ad Auschwitz pieno di cibo che in tempo di guerra te lo sono pure a casa, tanto più ad Auschwitz. Tanto più ad Auschwitz. Però Primo Levi insiste appunto fin dalle pagine di questo uomo che rispetto alla versione definitiva cambia solo un aggettivo, è identico tra il 47 e il 58, cioè con Lorenzo vivo e con Lorenzo morto, insiste sul fatto appunto che valesse l'esistenza di questa persona gli ha fatto pensare che valesse la pena sopravvivere, parafraso. È una cosa immensa, considerato che poi appunto qua la mia gratitudine nei confronti di Carol Engel non si può dire, che poi la domanda, lei insomma una delle tesi del suo libro che muove tutta la vita di Primo Levi è chiedersi che cos'è un uomo, che cos'è che ci rende umano, che cos'è che ci fa. Affetto filiale, detto Alberto, poi non circonnavigherò la parte poi così che un po' di. Sì, sono state delle righe, mia moglie che forse in sala lo sa, abbiamo discusso tanto, più tra le più difficili da scrivere, quelle in cui ho voluto sottolineare che questo scarto anagrafico qualcosa ci deve pur dire. Lorenzo ha 15 anni più di Primo, ha l'età dei suoi zii, ho famiglia numerosa, appunto, con poi questo legame con i nipoti, in particolare con la piccola Emma. È difficile non pensare che non sia sorto appunto quella sorta di legame quasi paterno. Se io infatti a suel punto scrivo, se no qualcuno forse solo un padre potrebbe fare. Ho fatto questa intervista bellissima con Nicola Zancan, che devo essere domani sotto di qui, in cui lui ha voluto insistere su questa cosa della cura. Cioè lui non è che aiuta, lui si prende cura di questo ragazzo. Perché era un ragazzo schiavo, nessuno ovviamente. E poi vabbè, questo forse l'ha detto perché è stato sottolineato ed è giusto farlo, la scintilla scatta anche per la vicinanza linguistica, geografica, si sentono contrari ed è vero, però è anche vero che Primo Levi questo lo scopre solo dopo, che mica aiutava soltanto lui, e questo cambia parecchio tutto il discorso, come dire, sul riconoscere l'altro, no? È facile riconoscere l'altro se tu vicino di casa, in questo caso letteralmente è diverso come deportato francese, dei quali ovviamente nulla sappiamo e nulla mai sapremo. Mimmo ha espresso un wishful thinking, poi non si sa mai, magari un giorno quella coppia scontrerà, quanto sappiamo dalle testimonianze fu bruciata, però non è da escludere.
ritengo impossibile, anche se in storia non è possibile, che venga fuori anche solo un dettaglio degli altri che furono aiutati. Per prima di arrivare, diciamo, all'oggetto libro, ci tengo a ribaltare il ragionamento, uno degli ultimi che cerco di fare, più che altro per lasciare anche questo stimolo, che adesso la parola polarizzazione non piace a nessuno, credo di noi, però per capirci, che ci parla sempre, no? In tutti i tempi. Se noi, provo a dirlo rapidamente, se noi conosciamo Lorenzo perché ha avuto l'avventura, ha avuto la sorte di incrociare quel ragazzo che sarebbe poi diventato primo modello, quanti Lorenzo c'erano di cui non sapevamo mai niente? E che magari non sono riusciti a salvare, ma ci hanno provato. Quanti Lorenzo sono stati ammazzati, quanti Lorenzo sono riusciti a metà. Abbiamo fatto un incontro il 17 gennaio, giusto? 24 gennaio, sui giusti qua con l'istituto dell'Alto Palazzo. Io ho fatto abbozzato un ragionamento, diciamo, proporzionale rispetto ai giusti certificati da rilasciare in questa procedura complessa che inaugura Chero, che è lunghissima, insomma c'è tutto il fascicolo e via dicendo, che tra l'altro è arrivato tutto l'archivio di Chero, è già arrivato al centro studi Brunelleschi, lì sì, ma ci torno tra un attimo, che sono colpi anche di fortuna, se volete, della ricerca. E quelli che sappiamo statisticamente che sono esistiti, ma di quali non sappiamo i nomi, non sappiamo niente. Probabilmente giusti che potrebbero essere conosciuti come tali furono centinaia di migliaia in Europa, probabilmente milioni, allargando un po' appunto lo sguardo a quelli che aiutano due notti, una settimana, un po' sì, un po' no. E questo per me, lavorare questo libro, hai fatto benissimo, ne parlavamo anche prima, a ricordare questo bisogno cavallognano di staccare da questo errore di tanto in tanto, e forse tornarci così in lato, anche grazie, come dire, alla questione delle scarpe, cioè che Lorenzo andava a testa bassa, dopo lei insiste tantissimo sulle scarpe, si può forse guardare Auschwitz tentando di stare giù con la testa, perché sennò stai male. Però perché se lo guardi dal lato del bene ti rendi conto che di storie così ce ne sono tantissime, e che è vero che l'umanità gli ha fatto schifo, e c'erano stati gli uomini comuni, e insomma c'era stato tutto il lavoro appunto sul contagio del male, non solo il lager, e su quanto dilagato quella che viene chiamata, diciamo, l'uomo di differenza, comunque anche la ferocia vera e propria. Però è anche vero che tu hai un'operazione gigantesca di un gruppo target ben definito, per quanto si possa definire un gruppo target, che riesce fondamentalmente a metà, perché comunque la popolazione europea si attiva, e i famosi 1503 trovati nascosti nei bassi fondi di Berlino ce lo dicono, ce lo gridano che c'erano decine di migliaia di berlinesi che li ha salvati. Altri 5.000 circa non ce l'hanno fatta, però ci hanno provato a nascondere anche loro, e lì bastava una delazione, lo sappiamo. E sull'ultima cosa, diciamo, testuale. Con Alberto abbiamo avuto un bellissimo epistolario e lo ringrazio tanto qua pubblicamente anche per la delicatezza con cui, perché non è comune di questi tempi discutere per davvero, spesso sai che soprattutto sui social ci si strilla addosso. Non siamo del tutto d'accordo, forse non siamo così tanto in disaccordo. Io il libro di Traverso, tra l'altro, lo lessi in francese, perché attraverso quei grandi territori che manco più scrivere in italiano. Mi piacque molto per quel libro che pone un tema, anche se ha una sua curvatura particolare. Secondo me è uno dei limiti della sua domanda, a parte quello che sottolinei tu, su quale sono totalmente d'accordo, che verticalizza molto su questa questione. Qua siamo tutti figli del neoliberismo, vabbè, ce ne faremo anche una ragione, però non è tanto questo il punto. È che lui, pur introducendo il tema dell'io d'indagine, che lui chiama così, non lo approfondisce molto, perché lui si fissa su alcuni casi in cui c'è un io che magari è anche il mio, non riesco a farmi critico di me stesso, chiaramente c'è un io, diciamo, allo specchio, chiamiamolo così, o comunque molto di maniera. Io credo, quello che ho cercato di fare, innanzitutto mi piace tantissimo da lettore di narrative non fiction, perché soprattutto sul versante letterario, come diceva Enrico, che questa cosa è stata sperimentata tanto,
e sta un po' trascimando nella storiografia, ma secondo me, come dire, con tanti limiti. Da lettore mi piace tantissimo giocare un po' a carte scoperte, cioè che l'autore gioca a carte scoperte, che vuole anche dire che sono carte scoperte, diciamo, ben apparecchiate, perché poi c'è il discorso del montaggio, dello svelamento e tutto quanto. Però il più possibile che ci mostri, il più possibile che tipo di percorso ha fatto, proprio il percorso conoscitivo, con i vuoti, le false piste. Vi faccio un esempio, vi voglio fare alcuni esempi, non ne so contare. Allora, e questo è il punto, diciamo, epistemologico, cioè comunque chiamare il lettore a partecipare a quello che io ho fatto e sto facendo, proprio a livello concreto, anche il rapporto con le fonti, con la complessità di questi arrotondamenti che Primo Levi ha fatto, come tutti gli scrittori, e con le fonti che non sono mai oggettive, perché sono prodotte da soggetti, ovviamente compresi le rovine dei bombardamenti e via dicendo. Poi c'è il discorso della partecipazione. Io non esagero, chi mi conosce qua lo sa bene quanto sono emotivo, a volte patetico. Io questo libro, insomma, l'ho iniziato tante volte così, nell'ultimo anno è diventato il libro che stavo facendo un po' la mia ossessione. Io credo di aver pianto tutti i giorni, perché tutti i giorni rileggevo il ritorno di Lorenzo, tutti i giorni rileggevo pezzi di Primo Levi, vedevo le foto, vedevo queste lettere. Ed è il discorso, appunto, di raccontare anche le scoperte. Quando io prendo il coraggio in mano e pian piano sento i leviani, compreso il 100, mi viene detto: Carlo, vieni, dobbiamo dirti, perché io ero soprattutto preoccupato di essermi perso dei pezzi delle opere complete, insomma. Abbiamo due cose da dirti. Una era quella di che Ranger, dopo 20 anni, dalla pubblicazione della sua biografia, l'ha depositato il suo archivio. Io avevo già il fascicolo della scena da 3 anni, però ovviamente mi sono precipitato, e per esempio i documenti che lei prepara per Gerusalemme non sono tutti quelli che lei aveva, sono una selezione ragionata, come dire, 2/3 di quelli che lei aveva, cioè, però già si va a riempire quello. Poi si trovano varie cose, e l'altro pezzo importantissimo, ringrazio tantissimo in particolare Cristina Zuccaro e tutto il centro, è che c'erano delle lettere, che sono state citate prima, di Lorenzo Primo. Quelle di Primo Lorenzo, con ogni probabilità, sono state distrutte dalla famiglia, perché il dolore ha dei percorsi suoi, che ovviamente rispettabilissimi, ma quelle di Lorenzo Primo esistevano. E sono, come dire, arrivare a quel punto che riesci veramente a sentire come era lui, perché noi avevamo le sue parole, avevamo la sua grafia, ma lui fa da prestanome in questo sorto di centauro. Lui scrive, ma scrive per Primo, per cui un po' è Lorenzo, un po' è Primo, non si capisce neanche bene queste 3 celebri lettere, ma qua è lui che scrive a Primo. E sono pazzesche. Allora, di questa cosa, per tornare, diciamo, alla questione di metodo, io l'ho voluta raccontare, che poi a volte la ricerca ha anche queste fortune come anche delle sfortune, oltre delle questioni impossibili. Per esempio, l'archivio di Cuneo, in cui avrei potuto cercare se Lorenzo è stato in galera, perché a furia di fare rissa, una notte in galera da fare pure, e mi hanno detto ci metteresti degli anni. Se fosse nato in un'altra provincia, sarei andato lì a consultare un ordine alfabetico e ci avrei messo delle settimane. Insomma, lì bisogna calibrare, magari non sono stato capace, Alberto, assolutamente, calibrare la presenza dell'io di indagine o dell'io, diciamo, che partecipa col cuore in mano alla ricerca all'interno del racconto della ricerca stessa. Alberto ha un po' esagerato adesso lo sguido, dicendo la cosa della camicia il tempo atmosferico, invece no, e qua lo spiego, perché secondo me è una cosa rilevante per chi legge, poi magari lo leva, ma prova a dirla. L'archivista di Fossano, Luca Bedino, è stato veramente un cicerone, cioè proprio mi ha preso tutta la sua attitudine. Io questa cosa la racconto, riporto anche alcune sue dichiarazioni, ma non è stato al punto che io dai documenti di Adrascem scopro che Lorenzo viene sepolto nell'Emitica Iuola 569, e gli dico, poi in realtà lui adesso è sepolto nella tomba di famiglia, adesso la faccio breve,
e dico io vorrei andare in civiltà, accompagno, piglia, accompagna al cimitero. Cioè, non so se conoscete gli archivisti, sono persone fantastiche, però non è così comune che un artista prenda una macchina per accompagnare al cimitero. E ci mettiamo a cercare. Ed è stata, sembrava una scena letteralmente da film, perché era tipo marzo, comunque giornata di primavera, e niente, sembrava di stare nel film gotico di Jack lo squartatore, per capirci, così di colpo, e dici, è chiaramente autosuggestione, però ho voluto raccontare questa cosa. E in più sull'ingresso del cimitero mi suona il telefono, Piacenza, ed è l'archivio di Pietra Carrà di Commercio di Piacenza, che mi aveva detto che non c'era niente sulla Lita Beotti, e che invece sì, stava ritrattando e diceva no, abbiamo delle cose sulla Lita Beotti. Allora, io questa cosa avrei potuto non raccontarla chiaramente, però mi è sembrato, come dire, spero di non aver esagerato. Detto questo, le cose che mi ero segnata, grazie mille per la partecipazione.